Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Prima di iniziare, sulle labbra ho il lip gloss con lo volume di Essence nella colorazione 103. Mi sono stati inviati tutti le colorazioni di questi lip gloss, sono veramente molto carini, li sto testando da qualche giorno, troverete poi più avanti sul mio blog un post a loro dedicato. Sono carini perché intanto non sono appiccicosi e poi creano un effetto volume. Si sente proprio questa sensazione di freschezza quasi mentolata che appunto dona alle labbra un po' di volume. Sono veramente molto molto simpatici e quindi niente, volevo mostrarveli velocemente. Allora, passando ai prodotti finiti, come al solito, giù nell'info box trovate il link dei prodotti che vi mostro in modo da poter trovare il prezzo, l'inci, dove trovare i prodotti, eccetera. Parto subito perché i prodotti sono un po'. Allora, parto con i gel doccia. Il primo gel doccia finito è questo di Love Beauty and Planet, cocco, acqua di cocco e mimosa. Un prodotto veramente molto molto buono, mi è durato tanto. La profumazione era spettacolare, non tanto annusata dalla boccetta, ma appunto durante l'utilizzo si andava a sprigionare questo profumo veramente meraviglioso in tutto il bagno e rimaneva anche per qualche giorno sulla pelle, cosa che a me in genere non succede. Veramente buonissimo, lavava bene, delicato, faceva una buona schiuma. Se lo dovessi ritrovare in offerta al DM, sicuramente lo riacquisto perché questo marchio non è proprio economico. Poi, altro gel doccia terminato è quello di PH Bio Linea Plus, il bagnoschiuma rivitalizzante con olio essenziale di pino silvestre per una pelle rivitalizzata. Flacone 100% riciclato, vegan e certificato IAB. Mi è piaciuto molto, aveva una buona profumazione che era una via di mezzo tra il rosmarino e ci sento anche leggermente tipo il finocchio, comunque una buona profumazione, veramente rivitalizzante, rinfrescante, adatta per il caldo, buono anche il gel doccia perché lavava molto bene. Se lo ritrovo dal Lidl, lo riacquisto. Poi ho terminato anche due gel doccia di Balea. Il primo è questo che vi avevo fatto vedere in un video, con estratto di fiori di ibisco e profumo di latte di cocco, molto buono, una profumazione dolcina ma non stucchevole. Delicata, i gel doccia di Balea mi piacciono sempre tanto, cambiano per quanto mi riguarda solo le profumazioni. Buono, e ho acquistato anche il deodorante con la stessa profumazione, ma ancora non l'ho provato. L'altro gel doccia, sempre di Balea, è questo Copacabana, fantastico. Se questa linea riesce nuovamente, sicuramente lo riacquisto. Dolcino, una profumazione particolare, a me è piaciuto tantissimo, anche a mia sorella. Tra i due questa sicuramente è la migliore. Per quanto riguarda Balea, ancora ho terminato questo sapone mani. Questa era una edizione limitata della Thailandia con latte di cocco e fiore di loto. Ho visto, e nel post sul mio blog lo trovate, ho messo la foto di un sapone mani che invece è in linea permanente, che ha lo stesso identico inci di questo, e anche in quello la profumazione è latte di cocco e fiore di loto. Quindi, se vi è piaciuto questo e volete riacquistarlo, oppure non l'avete provato e volete provarlo, nel mio blog trovate il link, appunto, il link, la foto del flacone che è in edizione permanente, così potete trovarlo. Hanno lo stesso identico inci. Una buonissima profumazione, un buon prodotto perché andava a lavare le mani senza seccarle. Anche qui, come gel doccia, questi saponi di Balea mi piacciono sempre molto. Sempre per quanto riguarda Balea, ho terminato anche lo scrub, il peeling per il corpo al melone. Questo qua faceva parte di un set che vi avevo mostrato anche quello in un vecchio video. L'ho terminato, molto buono, un buon peeling che andava appunto a scrubbare bene la pelle, la lasciava liscia, morbida, idratata. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta però un po' meno questa profumazione tanto tanto dolce, molto chimica, che a me sinceramente non ricordava così tanto l'anguria. Quindi la profumazione, però il prodotto molto buono.
Per quanto riguarda invece i deodoranti, allora, uno è quello della Sien al cocco, non so se si trova ancora, avevo provato quello alla pesca, mi era piaciuto tantissimo. Questo al cocco me l'aveva dato mia sorella perché su di lei non funzionava, l'ho utilizzato qualche volta, è quasi terminato, ma non terminato del tutto perché puzza terribilmente, cioè è una profumazione per quanto mi riguarda nauseante, non riesco a utilizzarlo, quindi per me va nel cestino. Un deodorante invece finito è questo di Dermomed, il muschio bianco, una buonissima profumazione di muschio bianco appunto. Con i deodoranti Dermomed mi trovo sempre benissimo, c'è da dire però che quando era quasi finito era il periodo dove io ero sotto, mi stavo preparando per l'esame di maturità e dal nervoso io che non puzzo mai, che non sudo mai, puzzavo come una capretta e questo non mi teneva, quindi io li ho sempre promossi, mi sono sempre piaciuti, anche questo mi è sempre piaciuto, mi è sempre tenuto, però in quei momenti di stress non è servito a niente, quindi è un po' un punto interrogativo. Terminati poi due prodotti per il mare. Allora, il primo è un dopo sole della Yves Rocher, un latte dopo sole, ce n'è ancora un pochino ma ha cambiato odore. Questo non è la prima confezione che utilizzo, ne ho utilizzate tantissime nel tempo, mi piace sempre molto, ha una buona profumazione di monoi, è un latte molto leggero che è molto rinfrescante. Per quest'estate sto utilizzando un altro dopo sole che è di BioEarth, quindi non riacquisterò questa, comunque se vi capita ve la consiglio perché mi sono sempre trovata molto bene. Altro prodotto per l'estate, per il mare, è questo di Elan, linea monoidi Tahiti, siero ristrutturante volumizzante, antisecco, antinodi appunto per i capelli. Profumazione di monoi spettacolare, lo mettevo proprio al mare sotto il sole per proteggere i capelli, effettivamente mi si sciupavano di meno quando utilizzavo questo prodotto, li lascia però un po' unti perché appunto è un olio, ma tanto dopo il mare ci facciamo la doccia, quindi chi se ne frega. L'unica cosa, l'inci mi sembra di ricordare che aveva la paraffina tra i primi posti, non vorrei sbagliarmi, comunque nel blog lo trovate, un buon prodotto ma non so se lo riacquisterei. Terminati poi due detergenti intimi, allora uno il Neutromed, questo qua celeste, mi piacciono sempre tanto, costano poco, fanno bene il loro lavoro e quindi è un prodotto che viene riacquistato ciclicamente in casa mia. L'altro è il Vagisil che assolutamente boccio, l'ho utilizzato 3 o 4 volte, poi basta, l'ho fatto utilizzare agli altri in casa, mi brucia terribilmente, ma proprio terribilmente e quindi no, per me assolutamente no. Poi, per quanto riguarda invece i capelli, ho terminato questo balsamo di Bios, latte districante con fico d'India, che però ce n'è ancora un pochino ma non riesco a prelevare, non viene via con niente. Questo prodotto per me è un ni più sul no, perché è un ottimo balsamo districante. Però, allora, intanto la confezione che all'inizio è scomoda, alla fine si rivela scomodissima perché la pompetta non riesce più a prelevare il prodotto non viene e quindi inevitabilmente ne buttate via un po'. Inoltre non è confortevole durante l'applicazione perché sembra di applicare qualcosa di viscoso, di tipo miele, non lo so, non scorre bene la mano sui capelli, quindi è una cosa che a me non piace. Per questi motivi non credo proprio di riacquistarlo. Peccato perché come balsamo in sé era buono perché andava a districare bene i capelli, non li appesantiva, li rendeva belli luminosi, però questi due fattori non me lo fanno apprezzare appieno. Terminato poi di Balea questa, come la chiama, cera a caldo roll-on al profumo di frutti di bosco. Ne ho altre confezioni in casa, era composto appunto da questa cera che andava scaldata in 10 secondi nel microonde e dalle cere, dalle strisce depilatorie. Buonissimo, non andava a irritare la pelle, toglieva benissimo tutti i peli. Io sono abituata a utilizzare lo scaldacera
con la spatola, perché sono estetista, mi sono abituata così e faccio prima così, quindi questo l'ho trovato un pochino scomodo in quanto non riuscivo a fare un lavoro perfetto, ma mi rendo conto che chi invece non ha la manualità della paletta e dello scaldacera con col fornellino, questo sicuramente, con questo sicuramente si troverà bene. Costa sulle 4-5 euro, è un buon prodotto, infatti l'ho riacquistato perché se si vuole una cosa in velocità, quel prodotto è velocissimo. Poi ho terminato due creme mani, erano in un set, mi manca la terza che la sto utilizzando ora. Il marchio è Eco Laboratoire. Io ho terminato Brasil e Grecia, quindi allora Brasil aveva una profumazione che mi ricordava un po' il sapone di Marsiglia, mentre Grecia aveva una profumazione più fresca. Mi è piaciuta di più quella Grecia. Per quanto riguarda il prodotto, allora intanto comodissime le confezioni da 30 ml perché è possibile portarle in tranquillità in giro. Sono delle creme molto simili, direi quasi identiche, sono belle idratanti, non appesantiscono, non ungono, non fanno scia bianca, l'unica cosa è che vanno leggermente massaggiate, non si assorbono alla velocità della luce, ma non sono per niente fastidiose neanche adesso con il caldo. Io questa qua l'ho terminata l'altro ieri. Le andavo ad applicare la sera prima di andare a letto, mi lasciavano le mani belle morbide, quindi veramente buone. Sto utilizzando adesso Africa, che però per via della profumazione mi piace meno perché è più calda, avvolgente, speziata, e di solito quelle profumazioni a me piacciono, ma sulle mani, come sapete, non amo queste profumazioni particolarmente forti perché mi danno l'idea di avere le mani sporche. Terminata poi questa crema After Tattoo di Biomi, l'ho tagliata perché di solito io taglio i prodotti dopo aver fatto il video, ma in questo caso aveva tantissimo prodotto all'interno, ho fatto 8 applicazioni abbondanti perché io ho dei grossi tatuaggi, quindi ne rimane tanto di prodotto, vi consiglio di tagliarlo. È un ottimo prodotto sia per la cura che per il mantenimento dei tatuaggi, è un prodotto burroso molto ricco che unge un pochettino, ma i risultati sui tatuaggi si vedono, colori, anche il nero, risultano più brillanti, più vividi, più belli, e quindi ecco, è un prodotto ottimo che vi straconsiglio di prendere se avete dei tatuaggi. Ci sono vari prodotti per la cura dei tatuaggi di questo marchio, la creatrice di questo marchio è una ragazza piena di tatuaggi, quindi i prodotti che ha pensato sono secondo me dei prodotti che effettivamente funzionano, e buonissimo, ve lo straconsiglio. Terminato poi questo gel disinfettante per le mani di Alama, preso al DM, non avevo visto che c'era scritto profumazione arancia e cannella, sa di cannella in un modo devastante, io odio la cannella, si sentiva anche con la mascherina FFP2. Al di là di quello, era ottimo perché aveva una consistenza che sembrava quasi moccio, quindi la consistenza non era il massimo, ma lasciava le mani di seta, non ho mai trovato un disinfettante mani così, quindi un ottimo prodotto, peccato che la profumazione però non mi piace per nulla. Terminato poi un gel detergente viso di Balea, questo qua era quello in edizione limitata, rinfrescante con olio di canapa e acqua di cocco, fantastico, delicato ma allo stesso tempo efficace, rinfrescante, un buon prodotto, anche mia sorella ne ha utilizzato una confezione, ci piace tanto, se dovesse riuscire ne facciamo una scorta. Terminato poi anche il lip balm B-Natural al mango, anche questo preso al DM però in Germania, un buon prodotto, idratante, mi è piaciuto, l'unica cosa è che si andava a incastrare la rotellina e quindi a volte rimaneva in su, in giù, però al di là di questo è un prodotto che mi è piaciuto. Ho terminato poi anche questa mini taglia del dentifricio Mentadent Sensitive Mineral Active che mi ha dato il dentista, buono, non male, lavava bene i denti. E poi ho terminato delle maschere per il viso in tessuto. Allora, la prima, che non è proprio una maschera, sono questi 3 step per i punti neri di Perderma. Erano 2 maschere e il cerottino toglie i punti neri. Allora, le maschere sinceramente non le ho
capite, ma il cerottino per i punti neri mi ha levato la qualunque. Non mi era mai capitato di trovare un cerottino così tanto efficace, era pieno di punti neri. Volevo fare la foto per mettervela, ma poi insomma non mi sembrava carino, quindi dovete andare sulla fiducia, merita solamente per quel togli i punti neri che c'è per lo step 2. Per il resto le due maschere non le ho tanto comprese. Poi ho terminato la maschera di Zao all'acido ialuronico, ha un profumo molto buono talcato, il tessuto era ben imbevuto ma gigantesco. Un tessuto enorme mi arrivava fin sotto il mento e poi aveva i buchini per gli occhi, il naso e la bocca microscopici, quindi sono dovuta andarli a tagliare. Al di là di questo era una maschera molto fresca, mi ha lasciato la pelle ben idratata, tonificata e compatta, quindi buona. Terminata anche questa di I'm Sorry For My Skin, questa è quella rilassante, ha un profumo molto fresco, rimaneva ben aderente al viso, però era troppo imbevuta, infatti ho dovuto poi risciacquare il viso perché non riuscivo ad assorbire tutto il siero. Comunque mi ha lasciato la pelle morbida, rinfrescata e mi ha anche calmato i rossori che avevo nel viso, quindi buona. Terminata poi questa di Pur Derm al Cocco, un profumo di cocco appunto, aveva anche qua buchini per gli occhi piccoli, il tessuto era molto spesso ma rimaneva ben aderente al viso, mi ha lasciato la pelle morbida, idratata e fresca, quindi anche questa buona. Poi ho terminato questa di 7-Eleven Fruit Smoothie Mask, profumo fruttato molto molto dolce, anche troppo, fresca sul viso ma niente di che. Terminato poi questi patch occhi di Balea, erano verde acqua, super super sottili ma rimanevano ben aderenti al contorno occhi, un profumo molto gradevole di cocco, mi ha lasciato il contorno occhi bello liscio, fresco, morbido e idratato, quindi anche questi buoni. Terminate poi le salviettine di Tiger, queste mi piacciono sempre tanto e costano poco. Salviettine di Chicco, queste mi sono piaciute tantissimo, ben imbevute fino all'ultimo, anche se aveva questa chiusura qua, fantastiche. Poi terminata l'ennesima confezione di salviettine Fresh and Clean, disinfettanti mille usi, ci faccio di tutto, ne ho altri due pacchetti. Poi ho terminato dei campioncini. Allora, due campioncini del balsamo rivitalizzante protettivo di Biofficina Toscana, un buonissimo balsamo. Due campioncini del bagno doccia l'erboristica rivitalizzante bergamotto e abete bianco che mi ha lasciato la pelle super setosa, quindi ottimo. Poi terminato invece tre campioncini di shampoo Elan linea Capilvenere per lavaggi frequenti, un profumo alla camomilla molto gradevole, un buono shampoo, sempre Capilvenere di Elan, il balsamo per capelli fini e sottili con doppie punte, anche questo buono. Poi terminato anche il Shower Oil rinfrescante di Clochet, era praticamente acquoso, però un buon prodotto. Poi crema per il corpo di Purofi, un ottimo profumo, era una crema molto molto fluida ma idratante, l'ho trovata ottima. Poi salviettina con acqua micellare di Sofì, anche questa buona, strucca molto bene. Crema per il corpo linea Aloe Vera di Victor Philippe, il profumo non mi è piaciuto tanto, però è un'ottima crema idratante, leggera e non appiccicosa. Poi Alma Kay, lozione idratante corpo Mar Morto, è una crema super leggera, idrata bene e ha un buon profumo. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo, fatemi sapere che cosa avete finito voi o se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!